L'IMU sui terreni agricoli è l'ennesima vessazione che questo governo pone sulla testa dei cittadini italiani e soprattutto una nuova difficoltà per i contribuenti e per i comuni. Ha tutta una genesi molto particolare quella dell'IMU agricola che parte già dal 92 per poi modificarsi nel 2012 a tre passaggi legislativi, almeno quattro circolari dell'Agenzia delle Entrate per poi arrivare a questo porto, diremo, vergognoso del decreto legge 66, quello degli 80 euro, che è diventato famoso per gli 80 euro, ma poi abbiamo capito chi li paga questi 80 euro. Li paga poi la gente che lavora e soprattutto quelli che non li ricevono, questi 80 euro, che prevedeva appunto che si dovesse arrivare a un'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli, ma era stata fatta una classificazione davvero incredibile. Era quella dell'altitudine stabilita dall'Istat, sopra i 600 metri nessuno, fra i 280 metri e i 600 metri solo per chi non era possessore, il proprietario che non era appunto coltivatore diretto, un imprenditore agricolo, sotto i 280 metri tutti. Cosa significa questa esenzione? Significa che i 600 metri però non erano del terreno. Un terreno a 1000 metri, se la sede comunale di quel comune era compreso nella fascia sotto i 600 metri, doveva pagare l'IMU perché non era ritenuto montano. E questo poi avrebbe portato, come anche molti sindaci deputati del partito di maggioranza, che ovviamente quando sono sul territorio non difendono i provvedimenti che poi votano qui alla Camera dei Deputati, avrebbero spostato la sede legale del municipio in una quota superiore ai 600 metri per esentare i loro cittadini. Per cui la porcata la votavano per farla pagare agli altri, a quelli che non avevano la possibilità di avere una sede al di sopra dei 600 metri. Poi si arrivò all'ennesima arlecchinata, quella del decreto 185, che spostava evidentemente la rata da dicembre a gennaio, che venne inglobata nella finanziaria 2015, perché non si capiva più niente, i cittadini un po' pagavano, un po' non pagavano, un po' non si capiva se ci sarebbero dovute essere delle sanzioni, fino ad arrivare alla tragicomica che è quella dell'attesa della sentenza del TAR, di cui noi dobbiamo aspettare il 17 giugno 2015, perché molte in realtà hanno fatto ricorso a questo prelievo di fatto forzoso, e invece il governo non vuole attendere l'esito appunto della sentenza del TAR per andare a eliminare questo ulteriore balzello. È un balzello che va a colpire l'agricoltura, va a rastrellare milioni di euro a danno appunto di chi lavora, dei contribuenti, tassando uno strumento che è uno strumento di lavoro, perché il terreno agricolo è imprescindibile, è un imprescindibile bene strumentale dell'impresa ed è sostanzialmente lo strumento di guadagno. L'agricoltura è uno dei pilastri fondanti dell'economia e questa imposizione è iniqua e vessatoria e va abolita totalmente al fine di evitare un ulteriore appesantimento fiscale del comparto agricolo e agroalimentare. Perché il comparto agricolo e agroalimentare, oltre a questa dell'IMU agricola, va a cubare con tutti i prelievi fiscali che ci sono quasi 1 miliardo di euro, facendo la somma appunto sull'imposta TASI sui fabbricati rurali strumentali, le rivalutazioni dei redditi domenicali, le norme IRPEF per la mancata coltivazione dei fondi, la mancata detraibilità del gasolio agricolo, appunto l'IMU stessa. E questo è un comparto che non può più sopportare questi balzelli, anche perché poi entra in un dumping competitivo con gli altri territori dell'Europa, perché nessun altro paese in Europa, se non la Francia, che ovviamente ha comunque delle aliquote e delle somme certamente più basse, va a colpire quindi la produttività perché è un costo in più in un settore appunto già in difficoltà. Tra l'altro vengono colpiti tutti i terreni, vengono colpiti i terreni anche quelli che sono nelle zone colpite da calamità naturali, le alluvioni, i terremoti, le valanghe, tutti quelli colpiti da avversità atmosferiche, cioè questo è un bene strumentale che non può produrre perché ci sono appunto delle situazioni ambientali e di calamità naturali che li rendono improduttivi, eppure devono pagare lo stesso, devono pagare lo stesso. Voi su questa partita di far pagare la proprietà ce l'avete proprio nel DNA, perché per voi
la proprietà è un delitto? Per voi chi possiede dei beni li ha rubati, perché ovviamente è un evasore fiscale e ovviamente bisogna vivere tutti nelle case popolari, bisogna vivere tutti a sussidio di qualcun altro. Chi lavora per noi invece va difeso, perché tutti coloro che hanno delle proprietà se lo sono fatti con i beni che derivano, con gli averi che derivano dal sudore della loro fronte e soprattutto dal sudore della loro famiglia. L'IMU sui terreni agricoli quindi è considerarsi una nuova patrimoniale che mortifica e svilisce questo settore. C'è l'ulteriore ciliegina su questa torta, che ricordo a tutti non è una torta alla crema, che è quella che i comuni devono incassare questi soldi, ma neanche se li tengono. Sostanzialmente i sindaci devono fare esattori perché poi voi spendiate qui a Roma, senza fare i tagli ai ministeri, i soldi di proprietari dei terreni agricoli. E questo è veramente... E questa è veramente questa ciliegina che fa sì che voi vi facciate belli con i tweet, con le immagini televisive, con le interviste ai telegiornali, ma le operazioni impopolari le fate fare ai territori, le fate fare ai sindaci, ai presidenti delle province, ai presidenti delle regioni, e poi ci mandate gli extracomunitari, e poi ci mandate tutti i clandestini, e sono sempre i sindaci senza avere i soldi, perché li prendono dai loro cittadini e ve li mandano qua, che voi ve li mangiate nei ministeri, e devono risolvere i problemi concreti della quotidianità. Noi non accettiamo le riformulazioni, sottosegretario. Apprezziamo l'impegno, ma è insufficiente. Noi dobbiamo eliminare da subito questa imposizione fiscale, già a partire dal 2015. Non possiamo aspettare l'esito positivo della ripresa del PIL affinché ci sia la possibilità di abbassare le tasse attraverso la local tax, che sarà comunque un aumento delle tasse locali, la local tax. Perché, tra l'altro, i dati che ci fornisce sia l'Istat e sia la Commissione europea non è che diano una ripresa economica tale per cui ci sia la possibilità di abbassare la pressione fiscale. Tra l'altro siamo al fanalino di coda, avremo una ripresa economica peggiore di quella della Grecia, che è il fanalino di coda e non sappiamo neanche se rimarrà all'interno della comunità europea dell'euro, e quindi non so con che prospettiva lei creda che noi possiamo credere alla riformulazione che lei ci ha proposto. Quindi noi vogliamo un impegno concreto da subito affinché vengano esentati tutti quei terreni, come ho ricordato prima, che sono soggetti a calamità naturali. In più vorremmo anche che ci sia una definizione più chiara, non quella del 52, su ciò che è montano e su ciò che non è montano, perché noi abbiamo comuni che sono in riva al mare, quindi a quota zero, ma che sono definiti montani perché all'epoca erano inseriti all'interno delle comunità montane, che poi parzialmente sono state eliminate con legge nazionale, ma poi le regioni le hanno mantenute, in parte le hanno cancellate. Scusi l'espressione, Presidente, è un casino totale quello della montanità. Mettiamo mano prima alle specificità della montanità e poi andiamo a colpire veramente quelli che sono i territori che non sono montani. Adesso è troppo complicato, non basta una quota dell'Istat, va coinvolta la conferenza Stato, città e autonomie locali, e soprattutto va anche attesa, come dicevo prima, la sentenza del TAR, che potrebbe far cadere questo castello di carte, che ovviamente è tutto in bilico, come tutte le finanziarie, tutti i provvedimenti legislativi e economici di questo governo sono tutti in bilico, ma che purtroppo i cittadini, per tenerli in piedi, devono sempre pagare, sempre di più, e tutti i giorni devono pagare. Bravo.